buongiorno a tutti. Sono molto felice di essere qui nel primo evento italiano di, no, veramente il primo evento di Mentors for You, che, a cui credo moltissimo come iniziativa, perché si parla tanto di mentorship, ma spesso si dice cosa si può fare per svilupparsi, per le carriere, eccetera, avere un mentor, una mentor, avere un riferimento, e sempre si è detto, guardate che all'estero si usa moltissimo, come se in Italia non ci fosse. Questa è la smentita, perché noi, non noi, ma Mentors for You, in un solo anno ha messo in contatto 250 ragazzi del primo anno con 250, o forse un po' meno perché qualcuno ha il doppio lavoro, con 250 mentor, e quest'anno siamo già a 400 e stiamo moltiplicandoci. Quindi un grandissimo lavoro per loro, e li ringrazio, perché credo che sia un fatto veramente che fa bene all'università italiana e agli studenti italiani. Sono anche stata molto contenta di essere chiamata qui a parlare di leadership. Più che altro io non parlo, ma faccio domande, però poi magari faccio un po' di commenti. Parlare di leadership, che poi è una di quelle parole che si usa, se ne abusa anche, perché poi non c'è veramente una definizione specifica. Sì, leader è colui che... diciamo che il leader è il capo. Il capo, diciamo, tutti capiscono che cos'è, no? Però io credo che non ci sia veramente una definizione. Io vorrei solo introdurre quello che secondo me una leadership, o comunque un leader o una leader, ha sempre o dovrebbe avere sempre per essere un buon o una buona leader. E sono quattro parole che lo contraddistinguono e che devono far parte del suo bagaglio. E sono ispirare, capacità di ispirare, la fiducia, l'influenza e la positività. Io credo che un buon leader ce le ha tutte queste, e poi ha tante altre cose, altre caratteristiche, ma queste sono basiche. Ma perché? Perché ispirare, un leader deve guidarvi o guidarci, un leader deve avere una visione, un leader deve farci vedere davanti un sogno che si deve avverare e deve farci partecipare. E questo è un leader sia quando è in un ruolo istituzionale, per posizione, è un capo azienda, eccetera, ma anche in certe situazioni che a tutti noi capitano, no? Quando c'è una situazione da prendere in mano, lì viene fuori chi è il leader, e vedrete che un leader ha sempre queste caratteristiche, sempre le troverete coniugate. E poi la fiducia, come si fa a essere leader se non si ha la fiducia delle persone che ci seguono? Come si fa a non impostare questo rapporto su un contratto di fiducia? Soprattutto le persone che ti seguono si fidano di te e si affidano a te, e quindi è tutto veramente costantemente giocato sulla fiducia, e devono condividere evidentemente i principi. L'influenza, chi è leader deve saper convincere, deve saper far anche cambiare opinione, perché è convinto delle sue opinioni, vuole portarti dalla sua parte, ma è capace di farlo, è capace di capire, è capace di comprendere, è capace di convincerti, quindi è veramente una persona che non si tira indietro, si gioca per quello che crede. E infatti spessissimo i leader sono delle persone empatiche, e sapete bene che l'empatia che cos'è, e soprattutto che è abbastanza una dote innata, difficile proprio formare, cioè adesso ti faccio diventare veramente molto empatico, di solito ce l'hai dentro. E lo troviamo solitamente perché è un modo evidentemente di trasferire compassione alle persone con cui si lavora, che si guida. E poi la positività, come si fa a essere un leader che non trasmette positività, che non ha un atteggiamento costruttivo, che non innesca sentimenti positivi nelle persone, che non trasforma i problemi in opportunità, e soprattutto che fa sì che le persone... Le fa sentire, accresce la fiducia in se stesso delle persone, e accresce la fiducia nel futuro e la fiducia nelle soluzioni. La positività di un leader è che ti dice si può fare, non tiriamoci indietro, si può fare. È abbastanza famosa, l'ho riletto in questi giorni, Annibale, che doveva arrivare a Roma ed era molto lontano, doveva attraversare le Alpi, e che ha spronato i suoi dicendo: noi troveremo la strada, e se no ne apriremo una. Vuol dire, la cosa non esiste che si fallisca, noi andiamo avanti. E questo era Annibale, forse aveva un po' di carisma, ce l'aveva. Leader, un ultimo appunto, poi lascio la parola a chi siamo qui ad ascoltare. Ricordiamoci che il leader ha la conferma di essere leader ogni giorno,
la conferma dalle persone che lo ascoltano, che lo seguono, che guida. Quindi non è che uno ha l'etichetta di leader e poi dopo, una volta guadagnata, è un titolo che mette nel cassetto. La leadership si guadagna ogni giorno con la coerenza, con l'integrità, sapendo che se si è esempi bisogna continuare e non deludere le persone. Oggi ne parliamo con, abbiamo un'occasione abbastanza straordinaria di avere queste due persone che sono al mio fianco come nostri ospiti, e ce lo facciamo raccontare da loro, facendo un po' raccontarci la loro vita. Ci portano naturalmente storie diverse, perché non esistono due leader uguali, come non esistono due persone uguali, perché la leadership viene assolutamente sempre coniugata personalmente dall'individuo ed è arricchita ogni volta dalle sue caratteristiche personali. Passerei a Nanni e Paolo, facciamo prima uno poi l'altro. Come vuoi. Direi una cosa, voi sapete, li conoscete, credo, queste due persone. Comunque, Nanni è stato 40 anni in General Electric, tutta una carriera in tanti paesi del mondo, poi ci racconterà comunque Giappone, America, Germania, eccetera. E un italiano che non è ancora tornato in Italia, si potrebbe far tornare, non so, magari. Paolo è stato indiscussamente il capo azienda emblema degli ultimi anni, perché è stato a capo delle più grandi public company che abbiamo in Italia, delle più grandi società italiane. Ha iniziato a essere CEO da giovanissimo, sei nato quasi CEO, e poi ha continuato a The Kint e Pilkington, è stato all'estero per qualche anno, 7 anni. Pilkington, poi da Pilkington è rientrato per Enel e Eni, e adesso sei un po' emigrato in mezzo in Inghilterra di nuovo. Quindi insomma c'è sempre questo aspetto dell'Italia sì e Italia rispetto anche all'estero. Ne parleremo, perché tutti voi credo che la cosa a cui pensate pensando al vostro futuro è Italia, estero, Italia, quale misura, cosa prima, cosa dopo. Siamo comunque cittadini del mondo, quindi sicuramente ci sarà sia Italia che estero, e spero anche un po' d'Italia veramente. Va bene, allora io vi chiederei 3 minuti, perché dunque abbiamo un'ora. Io tantissime domande, loro vogliono fare le domande, dobbiamo essere concisi. Quindi. Comincia da Paolo. Perché è più conciso? Perché lui è più bravo. 3 minuti per dire. No. Vi dico 2 parole sulla mia vita. No. Volete? In termini di mentorship. No, se mi scardini subito. No. Adesso facciamo le domande. Allora, fai la domanda. Allora, la domanda è: descrivi 3 caratteristiche che sono state decisive per arrivare al livello di successo che ti è stato riconosciuto, 3 tue caratteristiche. No, allora, prima caratteristica che ho avuto molti mentor nella mia vita. Io devo molto a dei mentor, perché non pensate che i mentor siano alla vostra età e poi si smette. Tutta la vita uno deve avere un punto di riferimento, una persona che ti porta avanti. Io per esempio ho avuto un mentor a cui devo moltissimo nella mia carriera, che è morto poco tempo fa, che è una persona il cui figlio è molto famoso, si chiama Xavier de Villepin, ed è il padre del primo ministro francese, ve lo ricorderete, il primo ministro di qualche anno fa, il quale mi ha tirato nella mia carriera per almeno 10 anni, e tutto quello che ho imparato l'ho imparato da lui all'età giusta. Ha cominciato ad essere mio mentore quando avevo 27 anni e gli devo molto. Io faccio sempre riferimento a lui come colui che mi ha dato una grossa mano. Poi ognuno sviluppa la leadership a suo modo. Io ho sviluppato la mia leadership intorno a dei concetti molto semplici. Allora, uno arriva in un'azienda, io ne ho cambiate parecchie nella mia vita, e devi disegnare una strategia semplice. Devi disegnare una strategia che può spiegare in 2 minuti. Io tutta la mia vita ho sempre sentito che quando uno per spiegarmi una cosa ci mette un quarto d'ora, normalmente è sbagliata. Cioè le cose semplici si spiegano in 1 minuto, le cose semplici sono sempre giuste. Sono quelle complicate che ti fanno perdere di vista il futuro. Poi ho costruito una leadership creando un'organizzazione semplice, poche persone che riportavano a me con le idee chiare, separazione dei ruoli, cercare che le persone che lavorino con te
questo non l'hai detto nella tua descrizione del leader, non litighino tra di loro, perché questo è un tema importantissimo, quindi è compito del leader far sì che la gente che lavora per lui siano concordi e lavorino tutti insieme. E da ultimo, e questo è importante soprattutto nelle grandi aziende, nelle piccole aziende molto meno, uno sforzo titanico di comunicazione. È indispensabile che nelle grandi aziende chiunque lavora in un'azienda sappia qual è il suo ruolo, magari piccolissimo, per contribuire al benessere comune. Quindi uno sforzo di comunicazione, e quindi quella dote di empatia e di capacità di comunicare che dicevi tu prima è caratteristica del leader. Grazie. Volevo aggiungere una cosa sulla tua definizione di leadership, che io sempre sono perfettamente d'accordo con tutto quello che hai detto, ma io ho sempre interpretato la leadership come servizio. Io ho sempre considerato la piramide voltata al contrario, il leader che è quello che definisce la visione, che è quello che convince la gente, che è quello che è empatico, che ha tutte quelle caratteristiche lì, però è quello che deve essere sempre pronto a rispondere ai fabbisogni dell'organizzazione, ai fabbisogni delle persone che lavorano per lui. Non per niente il leader è pagato più di tutti e non per niente il leader è quello che ha, diciamo così, più disponibilità di tutti gli altri. Per quanto riguarda le altre cose, io devo dire che la mia carriera è cominciata per caso. Io ho avuto l'occasione di andare negli Stati Uniti per un training di 6 mesi, doveva essere un training di 6 mesi e poi tornare in Italia e cominciare una carriera in Italia normalissima. 3 mesi in questo percorso è arrivato uno di quelli delle risorse umane. Io non sapevo neanche cosa le risorse umane fossero a quell'epoca. Uno delle risorse umane mi ha chiesto se volevo restare. Era la metà degli anni 70, anni di piombo per l'Italia, pochissime opportunità, eccetera, eccetera, quindi per me era un'ottima opportunità. E quello che erano 6 mesi di training sono diventati 40 anni di carriera, è una carriera che, diciamo, che mi ha dato un certo numero di soddisfazioni. Durante questa carriera, le tre cose importanti che tu volevi sottolineare sono, prima di tutto, ho lavorato duro, sempre lavorato. Difatti, ragazzi, c'è un concetto che voglio che vi mettiate bene in testa. Sia Paolo che io molte volte abbiamo ricevuto nella nostra carriera la domanda come si fa a bilanciare la vita, il privato col pubblico, eccetera, eccetera. Se volete avere successo nella carriera, non bilanciate nulla, assolutamente niente, perché per diventare un CEO o per diventare una persona di un certo calibro in una società è un po' come essere un atleta delle Olimpiadi. Bisogna lavorare 14-15 ore al giorno, bisogna dedicarsi. E con questo si sacrificano molte cose. Io devo ammettere che ho sacrificato moltissime cose, a partire dall'età giovane dei miei figli, che mi sono quasi perso, diciamo così, a cui non ho badato moltissimo. Abbiamo un'ottima relazione adesso, ma all'inizio non è stato così facile. Per esempio, io sono un fanatico sciatore, ho sciato pochissimo durante gli ultimi 40 anni, mi piace correre in automobile, ho corso pochissimo in automobile negli ultimi 40 anni e così via. Quindi bisogna fare dei sacrifici, si lavora e si lavora duro. La seconda cosa, ho preso tutte le opportunità che mi sono state offerte. Io mi ricordo nel 93 mi è stata offerta l'occasione di andare in Giappone a fare andare avanti una joint venture con due società, General Electric, due società giapponesi, che perdeva un mare di soldi. Quello è stato il passo importante della mia carriera, perché in 4 anni l'ho trasformato in una società che da perdere un mucchio di soldi faceva un mucchio di soldi. Oltretutto, non è che aumentando le vendite si faccia più profitto, perché io quando l'ho presa in mano il fatturato totale era di 1,2 miliardi, quando l'ho lasciata il fatturato totale era di 800 milioni. All'inizio perdeva 50 milioni di dollari di netto all'anno, alla fine faceva 100 milioni di netto all'anno. Quindi non è che, mettete questo concetto bene in testa, perché non è che il volume porti sempre il profitto. E la terza cosa, ci vuole un po' di fortuna, c'è poco da fare. La mia fortuna è stata quella di avere, anch'io ho avuto due mentors, uno di grande nome che si chiama Jack Welch e un altro di nome che non significa assolutamente niente, però ho imparato ugualmente da tutti e due, sia da Jack che da Richard, che era l'altro. Ciascuno di loro ha sviluppato il suo ruolo, che è stato per me è stato fondamentale, è stato importante, perché mi hanno insegnato come muovermi in una società delle dimensioni della General Electric, ai vari livelli, ai differenti livelli. E poi l'altra mia fortuna è stata quella che in una mattina nevosa di febbraio del 2004-2005 il mio capo mi chiama e fa, c'è questo ragazzino che viene da Fairfield, il quartiere generale, viene a lavorare per noi, la mia macchina si è fermata nella neve, fammi la santa cortesia, vai a pranzo con lui. Io sono andato, ho incontrato il ragazzino,
siamo rimasti in un ristorante per 6 ore perché nevicava, non riuscivamo a uscire dal ristorante, ubriachi fradici alla fine, il nome del ragazzino era Jeff Immelt, che è diventato poi il CEO della società. Siamo sempre stati amici dal 2004 in poi e questo, ragazzi, aiuta l'importanza del network, ok? Quindi queste sono le tre cose, okay. Tagliando corto, queste sono le tre cose. Vi sono state nella vostra vita delle sliding doors? Cioè quegli snodi che se va così mi succede qualcosa e siccome non l'ho fatto sarebbe successo qualcos'altro. Cioè se fosse successo, se avessi scelto, se non lo, il fatto di aver fatto o non fatto una cosa può essere anche in positivo o in negativo, ma esiste, è esistita. Beh, è esistito credo per tutti noi, no? Offerte di lavoro che abbiamo rifiutato. E uno poi si chiede, ma e se avessi seguito quella strada? Offerte di lavoro che invece abbiamo accettato, che quindi abbiamo cambiato rotta, poi ricostruire quello che sarebbe successo è sostanzialmente impossibile, poi è un esercizio che a me non interessa. Io proprio psicologicamente mi guardo sempre avanti, mi dimentico di che quello che ho fatto, ma anche recentemente io sono stato 9 anni amministratore delegato dell'ENI, vi assicuro che mi sono dimenticato. Proprio non me ne occupo, è una cosa che non mi riguarda, non leggo manco gli articoli, ma veramente, ma perché sono proprio costruito così e vi suggerisco di essere costruiti così, perché andare alla ricerca del tempo perduto è sempre un esercizio, nella migliore delle ipotesi, doloroso, ma se no è comunque inutile. Allora, queste sliding doors continuano a presentarsi, continuano a essere delle opportunità che non si sono seguite o che si sono seguite. In conclusione, io ho avuto una vita talmente bella che vuol dire che le sliding doors le ho azzeccate tutte, perché se no non sarei così contento. L'importante è crederlo assolutamente e soprattutto giustamente non avere rimpianti, no? Credo che sia questa la cosa. Perfettamente d'accordo con Paolo, non si può mai giudicare cosa sarebbe successo se. Io posso dire che sono stati 2 momenti importanti della mia carriera che sono state sliding door positive, diciamo così. Uno è quello del Giappone, che ho detto prima, che è quello che mi ha permesso di passare da un certo medio livello di management nella società al livello più alto di management. E mi ha insegnato questo assignment, mi ha insegnato me stesso, perché in Giappone, devo dire la verità, ero da solo, senza nessun supporto da parte di nessuno. Il mio capo era a, cosa sono, 10.000 km di distanza, 12 ore dell'orologio di distanza, quindi quando era giorno per me era notte per lui, non potevamo neanche parlare in diretta. E il secondo positive sliding door è stato il mio lavoro in International, in cui ero praticamente il ministro degli affari esteri della società, che mi ha veramente permesso di conoscere il mondo politico, di conoscere il mondo industriale, ma proprio di conoscere il mondo da tutte le parti del mondo, perché potevo aprire qualsiasi porta, non perché io sia io, ma perché avevo questo bigliettino da visita con questa, in generale si chiama la meatball, la pallina di carne, con questa meatball che apriva le porte a tutti. Quindi io riuscivo sempre a avere il primo meeting, poi dovevo guadagnarmi il secondo e a volte è stato difficile. E possiamo dire che c'è anche un po' di coraggio nell'accettare certe cose, buttarsi. La sliding door vuol dire che ti si apre qualcosa che non sai che cosa hai davanti e non hai magari tutte le variabili per poter decidere. Fortuna, audace, siuvet, cioè c'è tutta una letteratura intorno al coraggio e intorno al prendere le opportunità quando arrivano, quando si presentano. Come dicevo prima, ci vuole fortuna, ma il treno della fortuna per me passa in fronte a tutti, bisogna saperlo prendere. Un capitolo che secondo me è sempre interessante nella vita di tutti quanti sono gli errori. No? Quali sono stati gli errori, le decisioni sbagliate, le valutazioni non corrette che avete fatto? Potete raccontarcele? Potete dire che cosa avete imparato da questi errori, quelli che potete raccontare? Ma errori, diciamo, operativi o errori nelle scelte professionali, perché c'è una certa differenza. Cioè errori io ne ho infilate a dozzine nella mia vita, no? Perché figuriamoci, il mestiere del leader è prendere decisioni e di prendere anche in tempi piuttosto rapidi. Potete immaginare quanti errori uno fa. Ve ne cito uno che riguarda questa signora alla mia sinistra. Io ogni volta che ho assunto attraverso un headhunter ho un rate di successo tra il 20 e il 30%. No, scusi, di insuccesso, no, per essere successo. No, che cosa? No, ma sentite questa scena che è un classico. Allora, scena classica, uno dice, porca miseria, devo sostituire questa persona, ce l'ho in azienda? No.
Allora chiamo un headhunter e me la cerca. Questo ti presenta questa un po' di persone. Tu proprio alla grande le vedi due ore, tre ore ciascuna. Dopo due o tre ore di incontri decidi, lo prendi. Lo presenti a tutti, ecco qui il nuovo uomo, curriculum vitae fantastico, di qualche parola anche tu che ti presento al team. Questo è bene, benissimo. Allora, questo signore comincia a dirti per i successivi 12 mesi che tutto quello che faceva il suo predecessore era un cumulo di idiozie, no, perché così ti racconta, e tu gli dai corda, perché l'hai scelto, l'hai messo lì, allora cambiamo l'organizzazione, e cambiamo l'organizzazione, cambiamo la strategia, cambiamo la strategia. Dopo un po' ti viene il dubbio che magari hai sbagliato, no, e ti viene il dubbio che hai sbagliato. Naturalmente, quando tu questo dubbio lo materializzi e dici porca miseria, ho sbagliato, lo devo cambiare, fai una figura orripilante di fronte a tutta l'azienda, no? Ma veramente orripilante, perché ti sei speso personalmente, hai fatto tutto tu e hai fatto una cosa sbagliata. Ecco, nella mia vita di queste cose sbagliate ne ho fatte 10 almeno, almeno, no? Ve ne cito una. Di fronte a 40 assunzioni dall'esterno di persone fondamentali, ne ho sbagliate almeno 10. Ecco, ma la vita è così, d'altra parte, se... È colpa dell'Edante. No, non è affatto colpa dell'Edante. Secondo me è colpa che di gente dall'esterno per posizioni chiave dovresti assumerne il meno possibile, perché il tasso di rischio è importante. Adesso non voglio tenervi una conferenza, che potrei, sul succession planning, no? Che è la chiave della struttura organizzativa delle aziende, per evitare questi rischi grossi, ma certamente io di questi rischi, di questi errori ne ho fatti. Sono perfettamente d'accordo con Paolo, ci sono stati errori, sono errori operativi, cioè delle scelte sbagliate che uno fa, a volte strategiche, che si possono correggere anche abbastanza facilmente, non sono difficilissime. L'errore peggiore che uno fa sempre, e lo si farà, si continuerà sempre a fare, è quello della ricerca del lavoro sulle risorse umane. Oltretutto io devo dire che in GE il sistema di selezione e promozione, educazione, eccetera, eccetera, è un sistema molto sofisticato e difatti viene considerato uno dei migliori sistemi al mondo. Io l'ho copiato. Ma nonostante tutto, no, è vero, ne parlavamo con Paolo. Si chiama Atena. In altri tempi ne parlavamo con Paolo. L'ho copiato da loro, perché non c'è nulla di meglio che copiare. Dai migliori, non a scuola, copiare dagli eccellenti. Ma anche a scuola. Non si può dire no, qua. No, sono d'accordo, è la gente talmente eccellente in tutte queste cose che copiare da loro è una garanzia di avere meglio. Però nonostante questo si fanno sempre degli errori, errori di valutazione, errori di simpatia. A volte c'è una persona che è particolarmente simpatica, che ti piace, allora dici ma questa persona, questo uomo, questa donna qui sono forti, adesso la prima opportunità che si presenta li promuoviamo e puff, ci sono dei flop bestiali. Quindi sempre errori nel campo delle risorse umane, i peggiori. È più facile correggere le strategie, ci state dicendo, ma non le persone. Secondo me sì. Successo, siete due persone di successo, successo si dice, successo è anche potere. Come avete vissuto il potere? Ne avete avuto e ne avete avuto molto sicuramente. Come lo avete esercitato? E se ce lo raccontate anche per differenze fra il contesto italiano e quello internazionale? Il potere è figlio della responsabilità poi, no? E quindi se uno è responsabile ha il potere di prendere decisioni, ha tutto questo tipo di conseguenze. Allora, quando uno dice cosa c'è la differenza tra l'Italia e l'estero, ma forse posso dire, ma dipende anche dalla taglia del paese e dalla taglia delle imprese. In Italia aziende come Eni o come Enel ti mettono direttamente in contatto con la politica in modo maggiore di quello che avviene, penso, alla General Electric negli Stati Uniti, pur essendo la General Electric molto più grande sia dell'Eni che dell'Enel. Ma proporzionalmente è così, perché siamo un paese che di grandi aziende ne ha poche, siamo un paese su cui i temi laboristici, di lavoro, di impiego, di occupazione, sono state al top dell'agenda, almeno fino a ieri, io mi auguro che non lo siano più, ma insomma ogni volta che si parla di chiudere uno stabilimento, fare una ristrutturazione, si passa immediatamente dall'azienda alla politica, e quindi
Questo è una forma di potere negativo, però uno ci deve fare i conti, non può fare finta che siamo in Texas quando siamo in Toscana, ecco, non è fatta così. Quindi, poi potere, devo dire, io non so se per me il potere mio passato e il mio potere presente non ne faccio una grande differenza, sto benone con quel per come sono oggi, ecco, non ne sento la mancanza. Secondo me ci sono due tipi di potere, c'è il potere tirannico, quello antipatico, che è odioso, quello che di cui tutti dobbiamo dimenticarsene, e c'è il potere di fare le cose, cioè c'è il potere di avere le risorse a disposizione per poter fare le cose. E qui torniamo di nuovo al discorso di leadership, che è una piramide votata al contrario, in cui il potere che si esercita è un potere di convinzione, un potere di supporto, un potere di aiutare l'organizzazione, un potere di creare l'organizzazione, come diceva Paolo prima. Quindi è un potere, diciamo, costruttivo, e devo dire sinceramente che non dipende tanto dall'organizzazione che si ha in mano quanto dalla posizione in cui uno è nella società. Posso fare un esempio, per esempio io ho fatto un periodo in GE Capital in cui avevo 42.500 dipendenti che lavoravano per me, sono stato promosso a fare il ministro degli affari esteri della società in cui avevo 600 persone che lavoravano per me, quindi uno potrebbe dire, oh mio Dio, cosa gli è successo? Gli è mancato potere, e invece non è vero, ero più influente sulla strategia della società, ero più influente sulle decisioni che Jeff prendeva quando facevo il ministro degli affari esteri, di non quando ero nella macchina di management dei 42.500 in cui dovevo far andare avanti i processi e tutte quelle cose lì, che era una cosa che era, diciamo, era un potere meno interessante per la società. Quindi tu hai parlato soprattutto della tua esperienza, perché è tutta internazionale, perché spesso no, certamente, ma credo che l'interesse è proprio capire, perché tante volte qui si parla di gestione del potere in maniera particolare, no, in Italia, del fatto delle relazioni, di questo mischiamento tra politica e cose. E lui però invece ha una cosa. C'è stato immerso, però dice che l'ha già dimenticato, quindi. Voi siete stati 40 anni, sì, 40-45. 45 anni fa. Sei uscito dalla Bocconi anche te. 45-40. Ma voglio dire, avete visto periodi diversi, no? I periodi di sviluppo, accelerazione, business che andavano bene, il periodo delle vacche grasse, e poi c'è stato un periodo che è capitato molto più vicino a noi, che è quello della crisi, del fatto che appunto le vacche grasse non ci sono più, c'è una crisi economica e c'è una crisi di sistema profonda. Siete stati buoni capi in tutti e due i periodi? Come vi siete sentiti? Perché sicuramente è molto diverso lavorare quando le cose vanno avanti comunque, o quando invece si crea tanti tanti problemi, che sono poi problemi che si riversano sulle organizzazioni e sulle persone. No, dunque io sono un po' cattivo giudice di questo, perché quando sono entrato in Italia nel 2002, che facciamo un po' coincidere con il periodo di vacche magre dell'Italia, no? Dal 2002 al 2015 fino ad oggi, in realtà le aziende di cui mi sono occupato sono andate a gonfie vele. Prima l'Enel, io sono entrato in Enel che il titolo valeva 4,08 euro, sono uscito che ne valeva 7,08 euro, poi Eni, che è andata benissimo, grazie anche al prezzo del petrolio naturalmente, no? Quindi non ho vissuto l'epoca della difficoltà all'interno delle aziende di cui mi occupavo. Certo, intorno a te la vita è difficile, quindi non è che non l'ho vista. L'ho vista, devo dire la verità, la vedevo venire, cioè i nostri problemi del 2002 al 2014 ce li siamo costruiti pazientemente nei 30 anni precedenti, quindi non è che è capitato così per una congiunzione di astri, ci siamo convinti di poter fare delle cose che nessun paese al mondo faceva. Adesso voi siete giovani, ma io ricordo un'epoca, no, ne dico una così, tanto per dirvela, in cui in Italia si andava in pensione a 32 anni. Potrei portarvi per le orecchie della gente qui che ha 65 anni e che è in pensione da quando ne aveva 32. Cioè, quando uno fa queste pazzie, che poi alla fine ci sia il bilancio pubblico in deficit, beh, se l'è creato con cura e attenzione. Quindi la gran parte dei problemi che noi viviamo oggi
sono frutto di 40 anni dissennati precedenti, non è che sono frutto di cose che ci sono capitate perché siamo sfortunati. Io posso citare due momenti che sono stati molto importanti per descrivere le difficoltà che abbiamo incontrato. L'11 settembre del 2001, due aeroplani posseduti dalla General Electric, con i motori della General Electric, si sono scontrati con due grattacieli che erano riassicurati dalla General Electric. Quel giorno la società ha perso 600 milioni di net income, di profitto. Oltretutto, uno dei grossi mercati della General Electric, essendo l'aviazione, sia come motori d'aeroplano che come sistemi per gli aeroplani, che come leasing degli aeroplani, con tutte le aerolinee che andavano praticamente, erano in bancarotta in quel momento lì, è stato molto molto difficile per noi fare in modo che l'industria aeronautica americana potesse uscire da questa crisi in un modo decente. Quindi che cosa succede? Ci sono anche opportunità nei momenti di crisi, nei momenti di difficoltà, perché attraverso finanziamenti che abbiamo dato a tutte le aerolinee americane siamo riusciti a creare delle amicizie che sono ancora valide adesso. Secondo momento difficile, 14 settembre 2008, alle 6 di sera del 14 settembre 2008 GE Capital era praticamente in bancarotta, perché il credito si era prosciugato completamente e General Electric, GE Capital aveva un portafoglio di 640 miliardi di dollari di assets che devono essere costantemente, ci deve essere un revolver che costantemente li finanzia, tu interrompi quel revolver e la società è praticamente in bancarotta. Dobbiamo ringraziare un paio di finanziatori, diciamo così, in America che sono intervenuti, che ci hanno aiutato con delle condizioni estremamente favorevoli, però anche lì siamo riusciti a trasformare un momento di difficoltà in un momento di opportunità, perché la decisione strategica, di cui non so se avete letto recentemente che General Electric si libera di GE Capital, la decisione strategica di liberarsi di GE Capital è stata presa praticamente credo il 19 settembre del 2008. Naturalmente, essendo una cosa molto complessa, molto articolata, ci è voluto il suo tempo per poterla eseguire, però punto è, anche i momenti di difficoltà devono essere presi come momenti di opportunità, perché sono generalmente dei cambiamenti drammatici, sono generalmente dei momenti in cui le carte vengono ridistribuite e bisogna cercare di prendere le carte che sono buone, le carte che valgono. Quindi possiamo dire che un leader deve essere capace di affrontare le situazioni e viene alla prova, lo si vede proprio in quei momenti. Un buon leader lo si vede nei momenti difficili, sicuramente. Veniamo un po' al nostro pubblico, insomma, andare un po' anche verso di loro. Loro usciranno dall'università, io non so se siete tutti studenti o meno, ma diciamo che dai tre ci saranno ancora due, tre, quattro anni per immettervi nel mondo del lavoro. E poi incominciate una carriera e diventerete manager e probabilmente leader. Ma questo non avviene prima del 2020, 22, 23, 24, non lo so, essere proprio a capo, essere già in posizione di responsabilità. Ecco, come vedete le competenze? Secondo voi, come vi immaginate le competenze che saranno richieste a questi ragazzi quando saranno in un ruolo di responsabilità grande e dovranno affrontare la loro vita professionale, ma soprattutto il mercato? Per me sono le stesse che aveva Annibale quando ha convinto i cartaginesi a attraversare la vittoria. Da questo punto di vista la leadership è sempre la stessa cosa. Io gli do questa definizione, che è un po' diversa dalla tua perché lo vedo in modo diverso. Il leader è quello che riesce a far fare delle cose straordinarie a delle persone normali, no? Cioè, perché alla fine le organizzazioni, soprattutto le grandi organizzazioni, sono fatte da persone normali, non è che sono tutti geni, anzi guai se fossero tutti geni, sarebbe un mondo di prime donne che passerebbero il tempo a litigare tra di loro. È una piramide di capacità corrispondenti alla popolazione. La grande capacità del leader è quella di riuscire a estrarre da queste persone il meglio di sé. E come lo fa alla fine, detto in due parole? Motivandole intorno a un progetto comune, condiviso, chiaro, semplice, che viene spiegato e con la scelta delle persone che di volta in volta sono sotto leaders dell'insieme, li porta verso il successo. Questa è una qualità che era necessaria
per la traversata delle Alpi, e credo che sarà necessaria anche nel 2020, 2030, 2040. Poi possiamo parlare di competenze diverse, ma allora le competenze, vabbè, non occorre che ve le dica io, certo il mondo non fa che cambiare, veramente le competenze che saranno necessarie nel 2025, tra 10 anni, non lo sappiamo nemmeno oggi, quelle che saranno necessarie. Il lavoro del leader è un lavoro di persona, da persona a persone, da persona a persona. È importante il contatto umano. Parlavamo durante la breve conversazione che abbiamo avuto al telefono un paio di giorni fa, dove dicevo la pessima fatto vero che capita, che quando sono stati introdotti gli email nella nostra organizzazione, c'era la gente che veniva licenziata via email. Che cosa tristissima, il che dimostra che il leader non è capace di affrontare una persona, guardarla direttamente negli occhi e dire scusami sai, ma insomma non ce la fai, quindi è meglio che tu vada a cercare lavoro da qualche altra parte. Quindi leadership, come diceva Paolo, Annibale, Giulio Cesare, Jack Welch, Paolo Scaroni, hanno tutti praticamente le stesse caratteristiche, interpretate magari in un modo diverso, dovuto alla cultura, eccetera, eccetera, ma hanno delle caratteristiche che sono molto simili. E poi ci sono le tecniche, le tecnologie, che allora quelle cambiano, secondo me sono secondarie. Il buon leader si circonda di persone che conoscono bene le tecnologie. Questa è una domanda che ci è stata suggerita da uno studente, no, non è uno studente, è già una persona che ha già fatto un certo tipo di scelta, comunque ci è piaciuta perché credo che vi accomuni abbastanza. Voi pensate al vostro futuro e pensate alle opzioni che avete, che potreste avere, soprattutto perché siete tutti di talento e quindi avrete delle belle opzioni, ma le opzioni, almeno suggerito da questo nostro amico, sono quelle di diventare uno specialista, proprio lo specialista di una funzione, di un'area, di un industry specializzato, proprio sceglierlo già adesso e fare tutti gli studi, il master eccetera in questa direzione, oppure fare un'immersione internazionale immediata e possibilmente alle diverse latitudini, cioè crearsi subito questa forte imprinting internazionale, oppure ancora entrare in una delle grandi aziende, quelle che formano le navi scuola, General Electric è sicuramente una di queste, Procter & Gamble, poi ce ne sono alcune, forse tantissime altre non direi, ma insomma tante, una decina ce ne sono. Ultimo, perché non rischiare quando si è giovani? E allora proviamo a fare l'imprenditore, facciamo lo start-upper, vediamo, mettiamoci insieme, vediamo, forse ci va bene come è andato bene a tanti altri che hanno incominciato in un garage. Ecco, queste sono alcune, probabilmente ne possiamo mettere altre, ma queste quattro sicuramente ciascuno di voi ce le ha in mente e dice ma devo andare in questa direzione, in questa, in questa, in questa. Vorrei sapere cosa ne pensate. La domanda è articolata, ma cerco di dare una risposta secca. Allora, l'imprenditore ce l'ha dentro di sé. L'imprenditore di successo è uno che non potrebbe che fare l'imprenditore. È difficile che uno si ponga la domanda faccio l'impiegato o faccio l'imprenditore. Cioè non è possibile. L'imprenditore è un animale diverso da chi fa la scelta, come ho fatto io, di fare una carriera professionale. Quindi credo che se uno fa questa scelta è perché se la sente dentro, non è che l'ha fatta a tavolino, mi sembra difficile. Gli imprenditori che ho conosciuto io non potevano che essere imprenditori. Seconda cosa, il primo lavoro che sia un'azienda scuola, sì, io lo penso fortemente, penso che uno se va a lavorare in General Electric come primo lavoro per tutta la vita sarà un ex General Electric. Quando troverà un altro datore di lavoro non avrà bisogno di dargli il curriculum vitae, dire che voto ha preso la laurea, non gliene frega niente a nessuno che voto hai preso la laurea quando vieni dalla General Electric, perché si presuppone che, dico, la General Electric abbia fatto un percorso di selezione tale per cui hai già un bollo di qualità addosso che non ti toglie nessuno. Terza cosa che volevo dire, questo volevo dirlo perché è un concetto secondo me che non è proprio chiaro, no? Soprattutto se sarete dei bravi studenti, se avete fatto un curriculum vitae nel vostro piccolo interessante, sarete tentati di andare nelle aziende alla moda, no? Oggi non so se assunti da Google, è una cosa molto elegante, chic, lo raccontate in giro, mi ha assunto Google, quanto è bello. 10 anni fa sarebbe stata magari la Goldman Sachs,
Ai miei tempi, e infatti l'ho fatto, era la McKinsey, io sono un ex McKinsey, tutta la mia vita ho avuto questa cosa. Bene, io invece vi suggerisco, beh, per carità, se vi assume Google sono ben d'accordo, ma non rifiutate le aziende tradizionali un po' noiose, cioè aziende manifatturiere che fanno delle cose che sì, non è, sono, perché io ho sempre pensato che è meglio fare una carriera stellare in un'azienda noiosa che fare una carriera noiosa in un'azienda stellare. Cioè, mi spiego, quando voi andate da Google, da gente capacissima, bravissimi, meglio di voi, ce n'è una fila lunga un chilometro. Se invece andate a lavorare, non so, alla Rio Tinto, che voi magari non sapete cos'è, ma un'azienda mineraria che ha 150.000 dipendenti, di gente col vostro curriculum vitae ce ne sono poche, c'è meno concorrenza, e vi assicuro che se finite la vostra carriera come chief executive della Rio Tinto non è niente male, eh? Cioè non è che siete messi maluccio, cioè lo dico, non focalizzatevi, don't follow the herd, dicono gli inglesi, non seguite il gregge, fate un po' dei ragionamenti, insomma, è meglio prima in Francia che secondo a Roma molto spesso, no? E perché no? Guardate che il mondo là fuori è pieno di grandi aziende molto interessanti e che non si chiamano né Google, né Microsoft, né Facebook. O Google. Quindi non perdetele di vista. La mia raccomandazione è di essere true to yourself, non lo so tradurre in italiano, veri a se stessi, di essere consistenti con se stessi, autentici, grazie, di essere autentici. Non cercate di essere qualcun altro, perché sennò siete la copia di qualcun altro e non siete l'originale, quindi siete una brutta copia. Questa è stata sempre la mia raccomandazione a tutti quelli che hanno lavorato per me, e io l'ho anche seguito molto. È stato un periodo di tempo della mia vita che ero a Cincinnati. Cincinnati nel 1976-77 non era che fosse veramente il posto, il garden spot dell'universo. Però anche lì io ho sempre cercato di essere italiano, con la mia italianità, nel modo in cui mi vestivo, nel modo in cui mi comportavo, eccetera, eccetera. Ho sempre cercato di essere true to myself. E questa è una raccomandazione che vi faccio. E se la vostra inclinazione vi porta a essere imprenditori, benissimo. Ma se la vostra inclinazione non vi porta, le vostre caratteristiche personali non sono tali da fare l'imprenditore, allora invece che fallire come imprenditore, come diceva Paolo, siate di successo in una grande azienda che vi può supportare, aiutare, portare avanti, e la cosa anche importante, vi può educare, perché non dimenticatevi che le grandi aziende, le navi scuola, come le chiamate tu, sono quelle che vi danno un'educazione che è estremamente importante, perché vi fanno vedere il mondo sotto un punto di vista che le aziende più piccole, gli start-up o cose di questo genere, non vi possono dare. Un leader, quanto può essere emotivo? In che equilibrio e peso stanno competenze, conoscenze, quelle cose che sapete, che si sanno, che si dirigono, e quanto sono invece le soft skill? Cioè proprio la... Dunque, secondo me deve essere molto emotivo, ma nasconderlo, che è una cosa tutta diversa. Cioè, essere emotivo è quello che ti consente di essere empatico, di capire gli altri, di capire i sentimenti, di guardare negli occhi la gente e capire se sono di buon umore, se hanno problemi di famiglia, se tutto va bene, se il lavoro gli piace. Quindi un tasso di empaticità è sempre figlio dell'emotività. Poi, che l'emotività si traduca in sceneggiate, decisioni prese in modo emotivo, cioè questo è un altro discorso, questo va evitato. Quindi non è tanto l'emotività che è negativa quanto patire la propria emotività e portarla nel mondo del lavoro in modo eccessivo. Più sali nell'organizzazione, più le soft skill diventano importanti. Cioè, quando sei all'inizio della tua carriera, tu devi avere una certa conoscenza di qualcosa, devi avere una certa... Beh, prima di tutto impari, cioè non c'è periodo di tempo di imparare, poi sviluppi una certa conoscenza di qualsiasi cosa sia, ingegneria, finanza, eccetera, eccetera. E poi cominci a salire la scala della carriera. È chiaro che uno non può, quando ha una responsabilità di un Enel, per esempio, o di un Eni, non puoi sapere che cosa succede nella torre di trasmissione a Campobasso, e quindi devi sempre andare più in su, e più vai in su, più devi essere concentrato sulle soft skill per poter motivare la gente che deve aggiustare la torre, quella di Campobasso, a fare il lavoro nel modo migliore possibile.
Quindi secondo me c'è una trasformazione del leader. E sulle emotività sono perfettamente d'accordo con Paolo. Bisogna essere emotivi, perché sennò sei un pezzo di ferro, un pezzo di ghiaccio. E io ho avuto nella mia vita, purtroppo per molti anni, un capo che era un pezzo di ghiaccio. E devo dirti la verità che è stata un'esperienza del tutto orribile. Invece ho avuto degli emotivi, alcuni che erano scatenati, emotivi scatenati, che erano divertenti ma difficili da seguire. E poi ho avuto dei grandi capi che erano invece, come dice Paolo, che erano emotivi, empatici, ma sapevano trasmettere confidenza, controllarsi, eccetera, eccetera. Senta, aspetta, però voglio dire ancora una cosa, che no, mi sono dimenticato, invece mi sembra che possa essere un po' importante. Tu hai fatto prima una domanda a cui non ho risposto, non ha fatto neanche Nanni, cioè se è meglio essere degli specialisti o no, no? E questo credo che sia una domanda che vi si pone. Allora, io penso, ed è quello che ti insegnano quando entri in McKinsey, tra parentesi, quindi credo che non sia cambiato, cioè che uno deve essere comunque uno specialista di un settore. Deve essere qualcuno che dice, cioè, quello lì, marketing, sa tutto, amministrazione, fortissimo, fiscale, una cosa la deve sapere bene. Cioè, non può essere generalista su tutto e essere un po' superficiale su tutto. Poi deve, a un certo momento della sua carriera, uscire dalla sua specialità e crearsi una seconda gamba di competenze. E questo è un momento cruciale nella carriera, perché in quel momento deve avere un capo che ti ha conosciuto, che ha tanta fiducia in te, che pur sapendo che ti porta in una funzione, in una mansione per il quale non hai tutte le competenze, ti fa fiducia perché conosci l'azienda, conosci le circostanze, conosci la situazione. Quindi è qualche cosa che, se entraste in General Electric domani, potrebbe avvenire dopo 5-6 anni, non è che vi avviene dopo 6 mesi, dopo che vi hanno conosciuto bene ed apprezzato. Però è importante avere un terreno sul quale si è indiscutibilmente forte, che nessuno mette in discussione. Perché se no, queste competenze che lei chiede sono molto internazionali, sì, ma chi se ne frega? Cioè, non è che essere internazionale è un mestiere, essere internazionale è... diciamo la crema, la panna sulla torta, ma ci vuole la torta, no? Se no non serve, essere internazionali non è nulla, è un qualcosa che aggiungi dopo. Scusa se ti ho è possibile che, diciamo, meglio una specializzazione, formarsi una specializzazione da subito, sapendo che poi si diventerà per forza generalista. Per forza, uno può essere specialista tutta la vita, cosa che io non sto parlando del leader, no? Il leader a un certo punto deve fare un passaggio laterale che gli riesce bene senza cambiare azienda, perché nessuno ti assume da un'altra azienda per fare una cosa di cui non sei uno specialista, no, ovviamente. Cioè. Quindi uno deve rimanere abbastanza lungo e essere stimato, in modo che ci sia qualcuno che dice: ma questo amministrativo è forte in amministrazione, però secondo me ha le qualità per fare anche il commerciale, aspetta che lo metto a fare il commerciale. No. Allora a quel punto, dopo 3 anni, uno è sul curriculum vitae amministrativo e commerciale, è già pronto per fare il leader. Parliamo d'Italia e di italianità. Cosa aggiunge l'italianità alle caratteristiche di un leader? Essere italiani può darci una marcia in più? No. Sì. Se guardiamo a tutti gli italiani che sono andati fuori dall'Italia, la maggioranza di loro ha avuto successo. Può essere successo, grande successo, nel campo industriale, nel campo medico, nel campo, qualsiasi campo. Può essere il poveretto che è partito e ha creato una pizzeria da qualche parte, ma la maggioranza degli italiani riesce a farsi in un modo o nell'altro. Infatti, secondo me, il problema, e io qui parlo da italiano che non vive in Italia, il problema non sono gli italiani, o non sono gli italiani che si impegnano, che lavorano, eccetera, eccetera, ma è il sistema Italia. Aprite i giornali oggi, questa mattina, e vi rendete conto di cosa vi dà il sistema Italia in questo momento, con la corruzione che c'è, con tutte le bad news che ci sono. Secondo me, essere italiani, la preparazione, il background, la cultura, la storia che abbiamo, e poi la capacità, la creatività, la fantasia e così via, sono delle caratteristiche che sono molto ben considerate al di fuori dell'Italia. Vuoi che ti qualifichi? No, nel senso che... No, Nanni Beccalli vi fa
l'identikit non di un italiano, ma di un italiano coraggioso, che è andato all'estero, ha aperto una pizzeria, sì, ho capito, ma allora anche un giapponese coraggioso ha fatto bene, un irlandese coraggioso ha fatto bene, cioè tutti i coraggiosi fanno bene, non è che gli italiani coraggiosi fanno bene e i tedeschi coraggiosi fanno male, no, cioè non, io non annetto all'italianità, ma non l'annetto a nessuna nazionalità, non è che dico gli altri sì, una caratteristica che ci rende migliori o diversi o più adatti agli altri. Siamo un popolo in cui c'è della gente coraggiosa che intraprende in Italia o intraprende all'estero e che fa bene, non c'è dubbio. C'è poi un'Italia che, ecco, sul fatto di dire, gli italiani sono bravissimi assai, peccato che l'Italia non funzioni, io non sarei molto d'accordo, perché gli italiani si sono votati parlamenti successivi negli ultimi 70 anni e quindi i nostri governanti, chiunque essi siano, sono semplicemente lo specchio di noi, ce li siamo votati per 70 anni, raccontarci tra di noi che noi siamo tutti bravi, bravissimi e che poi invece il paese è allo sfascio, mi sembra una descrizione che non corrisponde, cioè corrisponderebbe se fossimo figli di una dittatura, ma siccome siamo figli di una democrazia che ha funzionato negli ultimi 70 anni, noi ci siamo prodotti quell'Italia in cui viviamo oggi. Poi ci piace tanto, ci piace poco, ci piace un po', ma non è che possiamo far finta di esserne immuni. Sarebbe da parlarne molto, ma insomma anche del sistema elettorale, per esempio. Però adesso parliamo di altre cose, sì, va bene. Un leader fa crescere altri leader? È una domanda. Prima di passare il microfono, io ho un'idea che c'è una promessa implicita tra il leader e le persone che gli stanno vicino, e c'è un po' la volontà, la ricerca di stare vicino al leader, no? Quando c'è una persona si cerca di raggiungere posizioni vicine per essere visti, conosciuti, valutati, eccetera. E questo crea una promessa implicita che si può essere nella continuità, no, del leader, si può ricevere in qualche modo l'eredità da lui o da lei. Questo secondo voi è possibile? E nella vostra storia avete cresciuto dei leader? No, dunque, è possibile, è raccomandabile, è anzi un dovere, più che raccomandabile, è un dovere, direi che però non è universale, no? Adesso per citare semplicemente un esempio, no? So, il signor Blatter, no, dico della FIFA, che sia un leader non c'è il minimo dubbio. Ha 78 anni e sei lì che comanda dopo 25 anni, non so come abbia fatto perché non sono un esperto della FIFA, però certamente è stato bravino. Ecco, dire, bravino parlo in termini del suo potere personale, dire che abbia sviluppato un successore, lui pensava di essere immortale perché aveva dovuto sviluppare un successore. E di questi esempi sia sul terreno dei manager, ma soprattutto sul terreno degli imprenditori, ne abbiamo una lunghissima lista, quindi non è che direi che è caratteristica del leader imprenditore o del leader in generale obbligatoria generare altri leaders. È una cosa altamente raccomandabile che molti leaders fanno. Sì, assolutamente. La miglior cosa che un leader può fare è di nominare un successore che sia degno di essere suo successore o che sia addirittura meglio di quanto non sia lui. E questa era una vecchia regola che Jack Welch predicava sempre. Io ho avuto la fortuna di sviluppare dei leader, alcuni mi hanno passato nella carriera in General Electric, sono diventati più rapidamente più in alto di quanto non sia arrivato io, ed è una cosa che veramente fa piacere, cioè quando vedi delle persone di cui sei riuscito a individuare le caratteristiche e sei riuscito in un certo senso a plasmare le caratteristiche per poter poi arrivare in certe posizioni nella società, è la cosa migliore che uno possa fare. Comunque possiamo dire che è uno dei doveri del leader, comunque. Certo. Rimane poi se ha tutte persone di talento, bene, se non ci sono è un po' un problema. Ma lì deve aver saputo scegliere le persone. C'è tutta una pipeline da creare. Io vorrei fare adesso una domanda a Nani, una domanda a Paolo e poi lasciare un attimo le domande ai ragazzi, perché se no non vi lasciamo più. Allora, per Nani, 40 anni nella stessa azienda, General Electric è una di queste scuole per cui, come mi dicevi, non si diventa capo della General Electric da fuori, cioè, lo devi fare. E questa è la tua storia, quindi sicuramente con un bel plus. Lo vedi
cioè, ne vedi dei limiti nella monocultura della... Dunque, c'è una considerazione da fare, che sì, 40 anni nella stessa società, però sono stato in power generation, quindi le turbine, sono stato nell'aviazione, sono stato nella plastica, sono stato nel G Capital e poi corporate poi alla fine. Quindi in un certo senso ho cambiato 5 industrie, o diciamo 4 industrie più corporate, il che crea sempre, il che è una parte dell'attrattiva di questa società, che ti permette di fare molteplici esperienze, pur restando con una cultura comune, pur restando con le regole del gioco che non cambiano, perché queste sono le regole del gioco della General Electric. Se uno ha la fortuna, come me, di poter seguire una carriera di questo tipo nella stessa società, secondo me ben venga, cioè non c'è assolutamente nessun problema ed è una fortuna, ed è una fortuna. Se uno non riesce a, se uno è forzato, diciamo così, a, non ce l'ho forzato, ma vuole cambiare perché cerca nuove opportunità, ma allora va bene, è la stessa cosa, si può anche fare una carriera molto buona. Da noi, da loro, perché io non sono più con loro, ma da loro ho visto pochissime persone inserite ad alto livello che sono state di successo. Tutti quelli che sono stati di successo, se uno prende il Corporate Executive Council, che sono i top 31-32 della società, con pochissime eccezioni, e le eccezioni sono dovute a una specializzazione in un campo come per esempio controllership, per esempio, o taxes, hanno tutti cominciato a 22, 23, 24 anni, pochissimi sono di successo. Ma ti sarà sicuramente successo di essere chiamato da qualcun altro? Un mare di volte, e poi uno guarda, uno lì c'è un pochettino, devo dire, un po' di discomfort nel cambiare la famiglia. Uno guarda quello che ha, guarda le possibilità della carriera. Cioè, per esempio, una volta mi chiama un headhunter e mi fa: c'è questa società italiana grossa che però opera solamente in Italia, non stiamo a fare definizioni, opera solamente in Italia, vorresti diventare l'amministratore delegato? Io ho detto: ma perché chiami me? La mia specialità è quella di operare nel mondo, io in Italia non ho mai lavorato, io sarei sarei perso a operare così, quindi lascia perdere, cerchiamo, se vuoi offrirmi un'opportunità, offri un'opportunità che sia pari a quello che sto facendo adesso almeno, oppure che sia meglio di quello che sto facendo adesso. Ed è sempre stato difficile trovare qualcosa che fosse meglio di quello che non c'è mai stato. Paolo, invece tu hai cambiato qualche volta? Ma e soprattutto hai cambiato aziende e hai cambiato settori, cioè non sei uno specialista di settori, no. Forse all'ultimo dell'energia, adesso ce lo diciamo, però non lo eri quando sei entrato in energia. Una domanda che veramente vedere se riesci a darci la risposta, nel senso a concretizzarla: ma quando uno entra a fare il CEO di una società come l'Eni e forse anche quelle di prima, che sono complessissime, lo direi, migliaia di dipendenti, diversi settori eccetera, cosa sono le priorità che si deve dare quando entra, non parliamo di tutta la sua carriera, le prime cose a cui deve pensare, di cui deve attrezzarsi per un CEO? Deve capire il mestiere, le sfide del mestiere, di capire se la strategia che l'azienda sta seguendo in quel momento è una strategia che condivide, giusta. Se non lo pensa, come è stato il caso in Enel o anche in Eni o ancora prima, deve correggerla, verificarla. Beh, in questo i consulenti sono spesso anche utili, perché conoscono i settori, conoscono i concorrenti, quindi deve farsi le sue idee. Poi, quando ha maturato le sue idee su dove vuol portare l'azienda, deve radunare intorno a queste idee il management dell'azienda e via via tutti, cercando di, perché non c'è dubbio che tutte queste cose avvengono bene se si riesce a convincere tutti, no? Il processo per il quale si danno ordini è un processo che non so se esisteva nel passato, ma certo non esiste oggi. Quindi la gente lavora bene, da quel di più che fa le cose straordinarie, solo se è convinto della bontà della strategia. Ecco, questa è la cosa che... Ecco, da quel punto di vista, io devo dire la verità, l'aver lavorato in McKinsey è stato utile, perché lì quello che si impara in McKinsey è la capacità di analisi, no? Come analizzare i temi, soprattutto i temi strategici.
Questo poi mi è stato utile nella vita, perché alla fine è il modo in cui uno si fa le sue idee sulle strategie aziendali. È stata la tua specializzazione? Sì, un po' quello, sì, un po' quello, sì. Quello che ti può essere portato dietro. Vi lascerei un po' di spazio, perché abbiamo poco tempo, Nani ha un aereo, fa non molto, per cui non vuoi. Io ne ho ancora tante, ma forse voi ne avete ancora di più interessanti. Qualcuno vuole rompere il ghiaccio? Qualche domanda per Nani, qualche domanda per... Prego. Non so se si sente, se no ti do il... Prova. Si sente? Sì. Non c'è. Prima parlava di successo. Io ho una domanda. Se quando vi trovate ad affrontare, diciamo, un problema, qualsiasi cosa, andate ad affrontare quella cosa nel dettaglio, nello specifico, siete più noi, andate più in fondo, finché non sapete tutto a riguardo e, diciamo, non sapete come risolvere in ambito, oppure magari rischiando di lasciare indietro altre cose, altri diciamo, problemi che ci sono contemporaneamente, o avete un approccio più approssimativo e continuate a concentrarvi anche sugli altri problemi? No, dunque, dipende di che cosa stia parlando. Allora, se è una scelta fondamentale per l'azienda, non so, una mega acquisizione, una mega cessione, certo, uno vuol sapere tutto nel più piccolo dettaglio. Se no, non vuol sapere per nulla le cose. Io addirittura teorizzavo che le decisioni dovevano, quando io intorno alla decisione avevo il capo della divisione a cui faceva riferimento la decisione, il CFO, quindi il direttore finanziario di gruppo, magari il legale del gruppo, che erano d'accordo tra di loro, io dicevo: non spiegatemela nemmeno, se voi tre siete d'accordo, io sono già d'accordo per definizione, nel senso che se uno ha messo persone di cui si fida, motivate, che hanno capito bene la strategia, competenti, che condividono la decisione, ci mancherebbe anche che io dovessi rivederle tutte, è un fatto assolutamente impossibile. Prima di tutto non c'è tempo. Perché considerando che uno deve prendere un certo numero di decisioni, adesso non voglio dire che ce ne siano migliaia, ma ci sono parecchie decisioni che devono essere prese, se uno volesse andare ad analizzare perfettamente tutte le decisioni che deve prendere, ne prende una ogni morto di vescovo. Quindi prima di tutto non c'è tempo e bisogna cercare di applicare la regola dell'80-20, cioè l'80% della conoscenza viene col 20% del tempo impiegato e viceversa. Poi naturalmente ci sono decisioni... Paolo parlava di decisioni riguardo acquisizioni. Ci sono decisioni umane su persone, non so, qualcuno che deve essere licenziato, eccetera, eccetera. Beh, uno vuole sapere perché, che cosa è successo, vuole sapere i dettagli, eccetera, eccetera. Quindi ci sono delle categorie decisionali che devono essere prese in considerazione, che devono diventare più dettagliate. Però sono poche, non sono molte. Prego. Innanzitutto volevo ringraziarvi quando un buon leader capisce che è giunto il momento di fare un passo indietro e lasciare la propria posizione. Mai! Dunque, la risposta giusta l'ha già data, però no, sto scherzando. Dico, adesso qua poi ognuno ha la sua visione del mondo, no? Io personalmente penso che se uno resta troppo tempo nella stessa azienda, nella stessa posizione, alla fine fa male, non fa bene. Soprattutto a me quello che capita, mi è capitato sempre nella mia vita, dopo un po' che sono in un'azienda, sono molto più indulgente sui problemi. Cioè, mi spiego, alla fine uno si affeziona alle persone, si affeziona alle cose, per cui la voglia di cambiare ti diminuisce progressivamente. Appena arrivato hai un sacco di bollenti spiriti, vuoi cambiare tutto, vuoi fare tutto nuovo, tutto diverso. Dopo un po' conosci l'azienda, conosci i problemi, conosci le persone e la tua voglia di cambiamento diminuisce. Io per esempio penso oggettivamente che se fossi rimasto in Eni avrei fatto male, non bene. Sono ben contento di non esserci, nel senso che dopo un certo numero d'anni la mia capacità di innovare, di adeguarmi al mondo che continua a cambiare, no? Pensate adesso, parlando di Eni, il prezzo del petrolio si dimezza, tutto questo richiede tutta una serie di azioni. Cioè, è più facile che le prenda qualcuno
che occupa la posizione da poco piuttosto che qualcuno che è lì da molto tempo. Quindi c'è un tempo per tutto, no? C'è un tempo per tutto e io dico a me stesso, adesso è un tema che a voi appassiona poco la vostra età, ma appassiona molto noi, che l'unico modo per mantenersi belli, giovani e pimpanti è far cose diverse. Se continui a fare le stesse cose, dopo un po' le fai male e invecchi. Quindi cambiare ha anche quel vantaggio lì. Io ho dovuto lasciare General Electric per raggiunti limiti di età, perché noi avevamo la soglia del 65esimo compleanno, a cui tutti, senza eccezione, dobbiamo andarcene. C'è stata un'eccezione sola per un anno, Jack Welch, perché c'era un'acquisizione in ballo. E devo dire sinceramente che mi è dispiaciuto nel momento in cui questo distacco è avvenuto, perché potete immaginare dopo 40 anni è come lasciare la famiglia praticamente, è come divorziare. Però devo dire che mi sono impegnato, ho finito il 31 dicembre dell'anno scorso e il 1 di gennaio mi sono associato con una società di private equity. Tanto per dirvi, io private equity non l'ho mai considerato nella mia vita. Per me erano dei clienti, dei concorrenti o dei fornitori. Per esempio nel 2012, dicembre 2012, ho acquistato l'Avio, qui in Italia, da una società di private equity, fornitore Cinven, contro CVC, concorrente, usando poi, che non mi è accaduto mai in modo, con la possibilità del fondo strategico italiano come anche cliente di una parte di quella società lì. Quindi per me private equity era quello e non ho mai pensato al loro modo di fare business. Quindi mi sono associato a una firm di private equity e devo dire sinceramente che è di nuovo per me è ricominciata la vita. Sono di nuovo giovane perché sto imparando delle cose nuove, sto imparando delle cose che non sapevo assolutamente prima, sto imparando dei meccanismi, dei sistemi, dei processi che per me erano assolutamente, non esistevano, non ne sapevo assolutamente nulla e devo dire che mi sto divertendo di nuovo. Mentre invece, come diceva giustamente Paolo, al compimento del 40esimo anno di età nella General Electric, le cose diventano così meccaniche, così abituali, così routine, che uno ha delle difficoltà a divertirsi di nuovo. Diventano abitudinarie e invece adesso io mi diverto di nuovo. Ultima, io credo che devo dare un'ultima domanda, vero? Sì, quanto tempo? Sì. Quindi uno per me va bene. Allora, grazie per l'intervento. Io volevo ricollegarmi a quello che aveva detto il dottor Califatto, ingegnere. Riguardo il vostro recente approdotto in alto, una cosa che si è vista ad esempio anche con Jack Welch, che è andato nel private equity, ritenete che ci sia un bisogno nella finanza e nel private equity più in particolare di una conoscenza delle aziende reali, di aver messo le mani in pasta? Non voglio entrare in una descrizione lunga perché richiede un certo periodo di tempo, però generalmente parlando la ragione per cui mi hanno assunto, sono partner, per cui non mi hanno assunto, mi hanno preso nel team, diciamo così, è dovuto al fatto che hanno capito che, questo gruppo particolarmente ha capito che il private equity fatto nel vecchio modo di comprare, ristrutturare e vendere non funziona più data la concorrenzialità che c'è nell'industria e che invece bisogna comprare, ristrutturare, crescere e poi vendere. E questo ultimo, questo terzo, questa terza gamba dello sgabello, diciamo così, del crescere era qualcosa che loro non si sentivano in grado di mettere in atto e avevano bisogno dell'esperienza di qualcuno che avesse fatto per tutta la vita e per questo mi hanno fatto entrare nella firm. No, sono d'accordo. Quindi anche i leader si rinnovano. I leader devono rinnovarsi, se no non sono più leader. Se no invecchiano, come dicevi tu, non bisogna invecchiare, una buona ricetta contro lì. Io volevo ringraziare naturalmente i nostri ospiti, dire solo una cosa, che da questa chiacchierata è venuta da ambedue, questi nostri amici personaggi, una grande attenzione e richiamo alle risorse umane. Cioè quello che ci hanno detto è che quando qualsiasi posizione tu abbia di responsabilità come leader, eccetera, hai la responsabilità delle persone con cui lavori e a quelle devi stare attente, forse è il compito più arduo perché non ci sono ricette così specifiche, non si diventa mai specialisti di persone, si è specialista della persona che hai davanti se la conosci bene. Credo che questo valga per tutti, per tutto nella vita, per cui rimango con questa cosa di cui sono molto convinta. Ringrazio tantissimo Nanni, ringrazio tantissimo Paolo e Mentor Formula.